Dietro le quinte del Teatro Petruzzelli di Bari con gli organizzatori delle Strade di San Nicola, decima edizione. Volete raccontarci di cosa si tratta? Si tratta di un progetto che ha, appunto, nasce appunto 10 anni fa e che è cresciuto sempre di più fino ad arrivare al giorno d'oggi in cui siamo tante associazioni. Quest'anno siamo 11, lo siamo stati di più, siamo stati fino a, sono passate dalla federazione circa 20-25 associazioni, alcuni sono entrati, alcuni sono usciti, ogni anno è un riciclo. Ma la cosa più bella è che abbiamo portato avanti 40 progetti, 40 progetti di solidarietà di vario genere, e abbiamo costruito una cosa che ci ha permesso di stare insieme sin dall'inizio e di crescere insieme. La serata ovviamente è per beneficenza, è tutto esaurito, la platea, i palchi, tutto quanto. Come vi sentite? Siete soddisfatti? Beh, è sempre una grande soddisfazione riuscire a riempire il teatro, eh. Ma devo dire che comunque la cittadinanza e la Puglia in generale, perché poi vengono un po' da tutta la Puglia, ma anche fuori, hanno sempre risposto in modo molto importante. Infatti Lorenzo appunto affermava che prima che 10 spettacoli avremmo avuto circa 13.000 spettatori, quindi cioè, sono bei numeri, ecco. Cioè, non ci poniamo limiti, perché chiaramente poi il porsi limiti è sempre relativo, quindi non ci poniamo, perché noi vogliamo sempre fare di più per donare di più, perché ricordiamoci che è sempre uno spettacolo di beneficenza. Sempre ospiti molto interessanti, chi sono quelli di quest'anno? Allora, quest'anno abbiamo Michele Zarrillo, Neri per caso, Isalva Tullo, Uccio De Santis, dimentico qualcuno, Fiaschi, Fiaschi. Fiaschi. E che altro c'è? Impastato. Impastato. No, diciamo. E impacciato, uno dice No, no, impacciato. Il problema è che sono più che tanti. altro sono Gianluca tanti, diciamo. Impastato, Fiaschi l'abbiamo detto. Sì. Ce l'abbiamo tutti. E Uccio De Santis, che è già stato detto. Lo diciamo perché l'abbiamo detto per ultimo, perché è il nostro barese doc, e quindi siamo contentissimi di averlo Sì, portato con noi. qui. È chiaro che la parte artistica, diciamo, noi ci occupiamo relativamente di questo, siamo concentrati sui progetti. Il progetto è quello di aver costituito invece una rete di associazioni che fanno beneficenza, con tutte le positività della rete. Noi E lavoriamo. darete anche dei premi? Daremo dei premi, sono segreti, non li possiamo anticipare, su personalità, persone e quant'altro, e figure che si sono distinte nell'ambito della beneficenza, della cittadinanza di Bari e, diciamo, zone limitrofe. Ecco. Grazie, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi, buonasera. Crepi.